31 dicembre 2022, siamo venuti oggi a mangiare in questo buffet vegetariano vegano. Devo ancora capire se i dolci sono vegetariani o vegani, ma dopo chiedo. Il costo qui è di circa 3 euro e vedete quanta roba c'è. C'è veramente di tutto. Self service ovviamente. È una meraviglia, è veramente una meraviglia. E questi sono i nostri piatti. Non so dirvi cosa ho preso perché abbiamo preso un po' di tutto, dal tofu alla carne finta, verdure di vario tipo, i raviolini che sono meravigliosi. Ecco qua. Il mio è appena appena un po' più più sano. Sì, un pochino. Io ho preso più porcherie effettivamente. Ecco qua, poi vi saprò dire com'è, ma di sicuro è buonissimo. Sono a metà del primo piatto, è tutto buonissimo. Non so esattamente cosa ho preso, comunque ci sono dei piccoli hamburger, spaghetti, spaghetti di tofu, raviolini. E qui c'è il piatto di Riccardo, invece. Qui dove c'è un po' più di verde, un po' più di legumi, questo è il suo secondo piatto. Adesso fra un po' finisco e vado anch'io. C'è un po' di funghi. Cosa hai preso, Riccardo, tu? Funghi, cavolfiore, c'è degli spinaci, un po' di tipo incilada, c'è un pezzetto qui di carnina e delle patate arroste. Benissimo. Allora vediamo cosa prenderò anch'io dopo. Allora, come vi dicevo, sono passata al secondo piatto. Ho chiesto alla signora se c'erano uova o latte, mi ha detto di no, che non c'è da nessuna parte, quindi ho preso questo. Ci sono sia dei dolci, come vedete, questo con la panna, questo probabilmente sarà con la zucca, questo non lo so. Ho preso anche questi fritti pastellati, perché evidentemente non avranno uova neanche questi. Questo è un dolce di cocco, queste due cose non lo so, vedremo. Questo credo che diventerà uno dei miei posti preferiti, perché c'è talmente tanta roba e buonissima, che veramente è una meraviglia. Mi dispiace non esserci venuta prima, ma era più un casino con le restrizioni, era più difficile anche prendere i mezzi, bisognava registrare ogni movimento che facevamo. Adesso siamo liberi di andare ovunque, quindi mi godrò veramente questo posto. Vi metto ovviamente sotto nella descrizione del video il nome, dove si trova, e anche il link a Happy Cow, perché ci sono tante persone che hanno fatto le recensioni su Happy Cow e quindi potete rendervi conto ancora meglio di che cosa c'è. Ciao!